Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a provare il nuovo Trunks Super Saiyan God di Heroes. Adezza, stiamo utilizzando un Full Team Heroes, intanto partiamo. Leggiamo un attimino la passiva e tutto quello che fa alla veloce. Super Attack, abbiamo un Greatly Raises Attack Def per un turno, causa immense damage to enemy. Chi più un Attack Def 50 per Dragon Ball Heroes or Time Travelers, possiamo anche giocarlo lì ovviamente. È limitato a quei due team, funziona in quei due team e basta. Plus an additional attack def 100%, great chance di performare un critical hit quando si lancia una special. Intanto lo mettiamo un secondo, perché è l'unico slot dove in realtà è buono. Primo, mai. Però in questo caso in realtà ci può anche stare, nel senso. Ora, la cosa più importante, ok? Questo qua. Additional def 50 when performing a super attack and randomly changes key sphere of a certain type to rainbow se tutti gli alleati sono Dragon Ball Heroes or Time Travelers. Lancia due additional attack, ognuno con la high chance di diventare super attack se tutti gli alleati sono Dragon Ball Heroes or Time Traveler. Quindi fondamentalmente lui fa queste due cose, vuole il full Dragon Ball Heroes e il full full Time Travelers. Cioè, dobbiamo tenere in considerazione delle robe, cioè abbiamo Greatly Raises Attack Def per un turno, ok? Lancia gli add. Difensivamente non è che in realtà fa così schifo, ok? Non è uno slot 1. Non è Mechikabura, nel senso che comunque Mechikabura tankerà molto meglio situazionalmente, ok? 50% di R è molto meglio di Raw Defense, quando poi considerate che Mechikabura c'ha Massively. Allora, era un Massively, no, era un Greatly anche lui, ma per scendere comunque tira le special, si boosta l'attacco e tutto. Preferisco Mechikabura, però neanche lui in realtà fa così schifo. Partiamo intanto e andiamo un attimino a leggere anche Pan. Andiamo a leggere anche un attimino Pan, perché questo qua è lo showcase per Trunks, ma visto che Pan è un buffer, basta, è un buffer molto buono, è assolutamente molto buono, però è un buffer. Quindi la leggiamo in questo showcase, la proviamo. Non ho visto la special, il danno. Ok, buon danno crittato, peccato quello. Adino da 15 milioni, ok. Pan, Greatly Raises Attack Def per un turno, high chance di stannare. Attack Def 140, additional Attack Def 70 al lancio della special. Crossover, category allies, key più 3, Attack Def 40 e additional Attack Def 20% per i personaggi che sono Dragon Ball Heroes. Quindi un crossover che è Dragon Ball Heroes, si becca 60% le stats. Great chance di performare un crit, great chance di evadere, plus an additional def 70 nello stesso turno in cui evado un attacco, per ogni attacco evaso, attenzione. Nel senso che lei tecnicamente può arrivare a una difesa assurda, non la vedremo mai. Additional attack def 70, all allies, chance of performing a critical hit più 15% per crossover category allies, self-excluded, attacking in the same turn. Bene, questo qua è il kit intero, raga, andiamo a provare tutte e due i PG. Ovviamente andiamo a dare un focus a Trunks. Vabbè, non è nemmeno malvagio, il danno non è nemmeno malvagio, sarò sincero. Sarò anche però sincero che da un lato abbiamo qua questa Pan che può essere più interessante. Può essere più interessante, giusto dirlo bene, può essere più interessante. Perché questo qua è Rostaz così, fa quello, farà anche abbastanza danni con il buffer e tutto, vedremo di sicuro qualcosa di interessante. Però vedete che Vegito alla fine sta facendo le stesse cose di quel Trunks, eh? Giusto un attimo dirlo, eh? Giusto un attimo. Sta facendo le stesse cose che fa quel Trunks, eh? Ed è di un anno fa, Vegito. Giusto da di un attimino così, è giusto da dirlo. Quindi, e non è Adezza, bravo, non è nemmeno Adezza. Basta, cavo HDMI del cacchio. È giusto da dirlo proprio un attimino tutta la situazione, cioè, bello, però. Sta Vegito ancora tranquillo, in realtà. Cioè, se l'evento non è super mega uber difficilissimo, in realtà fa tutto tranquillamente. Allora, qua dobbiamo far saltare in aria tutti. Calma, sangue freddo, giusto un attimino. Cerchiamo di far saltare in aria. Era Trunks per Vegeta o era... No, era Vegeta per Trunks e Piccolo per Gohan. Allora, diciamo che facciamo saltare in aria Piccolo. Quindi attiviamo l'active qua, giusto la veloce. Allora, difesa 300.000, va bene, ok. 300.000 non è esagerata, però ha la roba al lancio più i Greatly.
Ok, tutto il turno è Super Hero. Super Hero, Dragon Ball. Dragon Ball Super Hero, un'altra roba. è Heroes. Allora, quello che mi interessa ora è Pan comunque lì. Pan quanta def aveva? Buono, 300.000 per un buffer con 70% def ogni volta che evade. Great chance di evadere. Oh, non è malvagia, Pan non è malvagia. Pan posso dire che non è malvagia. Ha ruolo da buffer, eh. Quindi ha ruolo che non deve morire lei, deve solo aiutare il team. E lei non deve morire. Parte già con una buona difesa, ha tanta chance di evadere e buffa. Io sono contentissimo. 15 milioni con il buffer. Trunks, aiuto. Vegito sta facendo gli stessi danni di un anno fa, eh. 16 milioni, ok. Questa roba potrebbe essere un pochino brutta, eh. Giusto dire però che Vegito si disattiva, lui no. Lui continuerà. Da quel lato lui continua. Però è un po' brutto vedere sta roba. È un po' brutto vedere sta roba, eh. Sì, Mechika pure assolutamente è un Nezza migliore. No, nessuna roba da dire su questo, è vero. Stannato, ok. Vabbè, ci doveva attaccare lì. Vabbè, non vedremo l'evasione. Poi, a prescindere, tutte le volte che vada è un 70% defil. Però sì. No, assolutamente, da quel lato, assolutamente. Mechika pure è molto meglio. Mechika pure è molto meglio. Ma perché è molto meglio? Perché non ha limitazioni. Se io mi voglio giocare Mechika Buu da Slug, posso farlo. Questo qua è Time Travelers e un altro team in croce, che è Heroes. Non è poi in realtà così tanto, capite anche voi, no? Sì, è... Siamo lì, infatti... Colan's Leggenda. Siamo lì, infatti, dicevo, cioè... Trunks, ok? Non stai facendo molto di più di quello che... Beh, no, ma sai cos'è in realtà? Qua a noi ci mancano al momento i Link. Questa è la cosa che in realtà ci manca molto a questo Trunks. Perché al momento bisogna vedere Goku Super Saiyan Blue che cos'ha. Ci sta mancando questo Trunks, noi. Lo stiamo debuffando, tecnicamente. Non si sa Gian Vittorio, sai? Mannaggia te che non evadi. Mannaggia. Vabbè. Là! Super Saiyan 3 Rosé. Ok. Non abbiamo quello che li linka al momento. Questo è il vero problema di fare lo showcase di Trunks. Perché è tutto bello, bellino, ma stiamo comunque vedendo un PG che sta linkando solo sta roba quando... Abbiamo Warrior Gods anche, eh? Un attack 10 in più e attack 5 al lancio della specie. Potrebbero essere link che vediamo da Goku, eh? Potrebbero essere link che vediamo da Goku tranquillamente. Sì, facciamo in questo modo. Un po' rischioso perché stavo già uccidendo Vegeta, ma vabbè, uccidiamo Gohan. Qua ovviamente Vegeta è calato perché abbiamo perso la intro, quindi Vegeta ora inizia ad essere inutile. Da quel lato Vegito ora inizia ad essere inutile, mentre lui continuerà con una base di 14 milioni. Sì, di sicuro quando esce Goku nuovo lo dobbiamo forse riprovare. Probabilmente lo dobbiamo riprovare. Perché lì vedremo qualcosina di più forse. Poi bisogna capire anche che cos'è Goku, cosa fa e tutto. Bisogna capire anche quello. È un peccato più che altro per questo Trunks. Non ha prestazioni eccezionali. È vero che prendere Mechika Buu è sbagliato perché non è limitato Mechika Buu, però è comunque un Nezza della stessa batch di PG. Vedere che l'altro può essere giocato ovunque, questo no, un po' è brutto, certamente un po' è brutto. Quella è una cosa un po' bruttina alla fine. Ci fa poco. Questo Trunks è carino, tenuto secondo, sperando che i PG nuovi di Heroes che escono siano buoni anche per lui.
per i link, perché c'è anche quello da mettere un attimino da conto, i link. C'è Warrior Gods, Patrol, quelle robe lì. Dove li vado a trovare? Dove li vado a trovare io? Cioè, quei link lì, dove li vado a trovare io? Da nessuna parte li vado a trovare. È una rottura di palle, ma non li vai a trovare. Sì, dopo testiamo anche loro. Madonna, sta fase è infinita. Sta fase è infinita, madonna. Ok. Allora, ammazziamo Vegeta. Cerchiamo di ammazzare Vegeta, che Trunks diventa più tranquillo. Facciamo in questo modo. Ok, andiamo. Aia. Qua abbiamo comunque Towa che fa da buffer, quindi dovremmo vedere qualcosina da Trunks a prescindere. Qualcosina da Trunks la dovremmo vedere. Ok. 14 e 4. Sì, no, no, no. Sono sempre questi danni e non vedremo mai qualcosa di più, considerando anche il fatto... Vado a prendere un attimino da Alvard. Credo che abbia fatto tutti i calcoli di tutti i PG, no? Credo. Credo abbia fatto tutti i calcoli di tutti i PG. Andiamo giusto a vedere Trunks a quanto può arrivare, ok? Magicabur, ok. Trunks. Eccolo qua, allora. Ho una full DB Heroes Team. Def di partenza 2,70. Post prima SA 1.014. Post seconda 1.003, post SA, post 2 additional 1.006, post 3 additional 2 milioni. 2 milioni e mezzo con col judgment attivo. Ok, sì, boh. Ci sta, in realtà non è schifoso quello che può offrire, in realtà. Attenzione. Non è affatto schifoso quello che può offrire. Però è da considerare il fatto che è relegato a due team, quei due team non saranno mai meta, una Heroes. Deve stare per forza secondo, quindi deve esserci sempre qualcuno primo per lui. Sono Rostaz e basta. Appena arriva una special che supera quel danno, è la fine per questo Trunks, più che altro. Danni ne può anche fare, Danni ne può anche fare. Magicabura, per ora, tra quelli che ho provato, rimane il top. Rimane il top. E Pan è il top buffer proprio di sempre di Heroes. Lei è il top buffer di sempre di Heroes. Ok, siamo tornati al turno così, a posto. Allora, mettiamolo primo, che tanto qua arrivano le special così. Lei ha patrol? Oh, lei ha patrol, ok. Però non gli diamo il resto. Gli diamo patrol. Patrol è un... Keep 2 def 20. Ok, giusto per la difesa, 300.000 di partenza, ok. Così invece a 2. Ok, vabbè, amen. Gli dava la difesa, ma non ce ne frega più di tanto quello. Non ce ne frega niente di quello. Vediamo un po'. Dokkan Mode, vediamo da quant'è. 15 milioni di Dokkan Mode, ok. Allora, da un lato, assolutamente ha prestazioni migliori di quelle randomiche di Magicabura. Perché comunque abbiamo visto nello showcase di oggi, capitano poche orb. Magicabura non è che fa poi tutte ste gran robe. Ok, non è che va a fare tutte ste gran robe, 16 milioni. Lui è sempre quello, da quei 14 milioni parte, ok? Quindi va sempre almeno lì, ok? Vediamo se ne fa un altro. Ok, perfetto. Quindi al momento con il buffer e tutto si sta sul 1.5 milioni di difesa. Che non fa schifo, ripeto, non fa affatto schifo. Però è una difesa inutile quando arrivano le special, ok? Quando arrivano le special prenderà sempre un po' di danno. O muore. O muore. Le decisioni sono due. O muore istantaneamente da una special o la tankeggia molto male. Sì, è stabile, fine, è quello. È quello, farà sempre quello. Bisogna vedere dai PG di nuovi di Heroes che esce. Se lo vanno ad aiutare un po' o no. Fine. Sora, buonasera. Solo quello. Bisogna vedere dai PG nuovi di Heroes se lo vanno un attimino a supportare. Se lo vanno a supportare, ok, a posto. Può essere anche carino molto di più.
ora come ora lo prendo così, lo guardo così, mi interessa di più Machigabura per il fattore del non essere limitato, ok? Che è quello. Io la roba quando provo questi PG di Heroes è sempre sperare che non abbiano limitazioni o che siano limitazioni non troppo fastidiose, ok? È importante, non troppo fastidiose, ok? Perché ovviamente qua secondo me è fastidiosa, Time Travelers è fastidiosa, perché in realtà vuol dire Heroes. Tolto Heroes, Time Travelers non escono così tanti, ok? E vuole il full team. Forse un po' troppo. Qua si esplode. Sì, siamo arrivati all'esplosione F. Raga, questo qua era lo showcase per Trunks. Probabilmente me lo rivedrete giocare con Goku se Goku gli va a linkare molto bene tutte le cose. E se Goku gli può offrire qualcosa me lo vedrete rigiocare. Ora come ora al momento, tra quelli che ho provato, preferisco Machigabura, preferisco anche Pan. Pan ha un ruolo di supporto, lo fa molto bene, deve evadere, però fa quelle robe lì e le fa tranquillamente bene. Questo Trunks fa buoni danni, però abbiamo visto Vegito dell'anno scorso, ok, nei primi turni, però fa lo stesso danno. Un'unità di un anno fa. Questo Trunks è assolutamente solido, per l'amor di Dio, però non è che poi va a fare tutte ste gran robe in più, ok, confronto a Vegito. Ragazzi, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video, lasciate un bel like, commentate, se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.